A Napoli è conosciuto come l'avvocato di Maradona, ma di clienti altisonanti l'avvocato Angelo Pisani ne ha avuti diversi. Non solo, negli ultimi 5 anni è stato il presidente della municipalità di Scampia ed è nell'affrontare i problemi quotidiani di quel quartiere, la cui realtà è spesso offuscata da episodi legati alla criminalità, che l'avvocato Pisani ha deciso di raccontare la sua Scampia. L'ho fatto in un libro presentato ieri nella saletta conferenze di una nota libreria del centro. Luce a Scampia è il titolo scelto per informare l'opinione pubblica sulle tante realtà positive di quel quartiere. Luce a Scampia è la realtà di un territorio spesso denigrato, strumentalizzato, utilizzato per affari cinematografici da gente che non lo conosce, da una politica che è sempre stata assente e che ha creato dei disastri che i cittadini da soli, con la loro dignità, i loro valori, hanno risolto, e oggi questi cittadini alzano la testa e a luci accese vanno avanti esprimendo il meglio di un territorio che non è secondo a nessuno. E soprattutto dobbiamo dire che Scampia è totalmente diversa da quella che conosciamo attraverso i telegiornali, le fiction. È un territorio pieno di potenzialità dove i giovani, le associazioni, i parroci sono l'elemento fondamentale di una vita che è diversa da quella che vogliono farci credere. E di quelle storie positive fa parte Antonella Leardi, la madre di Ciro Esposito, ucciso dall'ultra della Roma Daniele De Santis mentre si recava allo Stadio Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Scampia ce ne sono tante di persone, l'ho detto dai primi giorni che mio figlio è stato ferito, le persone come me, migliori di me, veramente ci sono tante luci, tante belle persone. Io ho sempre detto che Scampia non è solo Gomorra, c'è anche una realtà simile, ma non è solo quella. Ma come dico sempre, il male fa notizia, il bene no, quindi ai media non è che interessa tanto far prevalere il bello di Scampia, ma solo il brutto. Questa è una cosa che mi fa soffrire perché, come ho detto prima, esiste una parte di ciò che si vede in Gomorra, ma non è tutta Gomorra Scampia.